Buon pomeriggio! Anche se probabilmente voi vedrete questo video di mattina, quindi cosa dovrei dire? Buon mattinigio? Comunque, io sono Sonia e oggi andremo a fare uno dei video più richiesti su questo canale, ovvero ignorare i miei gatti per 24 ore. Non so nemmeno se ci riuscirò mai, però visto che loro ci riescono benissimo e lo fanno tutti i sacrosanti giorni, ed infatti quando vorrei un po' di coccole, beh, loro se la svignano sotto al mio naso, lasciandomi così come una pera cotta. Quindi credo proprio che sia giunto il momento di prendermi la mia rivincita. Chissà come reagiranno. Beh, lo scoprirò domani, perché in realtà sto realizzando questa parte del video il giorno prima, in modo tale che potrò riprendere tutto quanto da quando mi sveglio, che è anche il momento in cui Fufi è leggermente affettuoso. Beh, ma io sarò lì a dire: eh no, bello, vai via. Ma prima di far impazzire i miei gatti, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella. E se non lo fate, seguitemi tutti quanti su Instagram, perché lì ci possiamo scambiare tanti messaggini pieni d'amore. Detto ciò, ci rivediamo domani mattina. Buongiorno. Ecco Fufi che entra all'attacco di prima mattina. Non badate a questo suo faccino così bello, paffuto e morbidoso. In realtà è un piccolo demonio che vuole farmi perdere. Ok, mi alzo. Mi dispiace, ma mi devo alzare. Buongiorno. No ragazzi, guardatelo. Mi sento super in colpa a lasciarlo così. Però vabbè, devo farlo. Addio. Guardate, mi sta proprio tra i piedi. Alziamo la serranda. No, 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 non ti darò confidenza. Vai via, via. Oh mamma mia, come devo fare? Togliti. E guardate qui che abbiamo. Non le posso dare il buongiorno, niente. Guardatela nel suo nuovo cuscinetto. Si è appena svegliata anche lei, ovviamente. Il sole! L'unica parte della giornata in cui spunta il sole in questa casa. E Fufi è ancora qui fra i piedi, che vuole essere coccolato. Che fa? Si struscia sui mobili perché non può strusciarsi su di me? Questo gatto è davvero strano. Scusate ragazzi, la mia faccia. Sono andata in bagno e mi sono data una passatina di trucco perché non mi si poteva proprio guardare. Adesso niente, sono tornata a letto e già c'è Fufi che si lamenta. Finge indifferenza, però già poco fa voleva salire in braccio e io l'ho dovuto allontanare. Ma che fa? Ma ti spulci davanti a noi? Non devo dargli corda. Mi sa che la cosa sarà più difficile del previsto. Ma che fa? Ragazzi, Fufi è impazzito. Senza la sua dose di coccole giornaliere, Fufi è impazzito. Che sta facendo? Vuole aprire l'armadio. Oh, ci sono! Ragazzi, vorrebbe uscire fuori perché fuori c'è la colombina. Da quando questo povero pennuto ha fatto il nido nel mio balcone, beh, Fufi è ossessionato. Non posso neanche rimproverarlo. È sul mio scaffale, ma vi pare normale? No, no, no. Ecco, bravo. Guardate chi c'è qui. È venuta a salutarmi Audrey. Beh, lo fa tutte le mattine. Che sta cercando? Eccoli lì, tutti e due. Vede che non la sto calcolando e se n'è andata. Poverina! Ma cosa mi tocca fare? Intanto guardatemi nel mio pigiamino fashion. Adesso vado di là e vado a fare colazione come al solito. Eccoli lì, entrambi spaparanzati. Beh, non mi sembra che stiano soffrendo molto. Non gliene importa un fico secco di me. Vabbè, non vi calcolo. In genere di mattina io gli do dei piccoli premietti aprendo questo cassetto. E adesso non oso immaginare la reazione di Fufi. Eccolo, guardate, sta già cercando il suo cibo, ma non posso darglielo, quindi lo prenderò. Questa è una cosa davvero crudele. E lo poggerò qui. Ah, guardate Fufi. No, 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 dove vai? Non te lo sto dando. Sarà una sfida davvero durissima. E guardate un po' chi è venuta qui. Audrey che vuole le sue coccole mattutine. Anche Fufi è salito sul tavolo, ma scendete da qui. Ok Sonia, li devi ignorare, non puoi dire niente. Fufi addirittura mi stava leccando la mano. Ho capito come devo fare con lui, mi devo fare desiderare. Non lo devo calcolare e solo così lui mi vorrà bene. Ma vi pare che posso applicare queste strategie per avere un briciolo di affetto? Che tristezza, non posso fare nulla.
Ma che fa con sta coda? Ora guarda un po' dalla finestra. Quali sono i pettegolezzi del giorno? Dici tutto. Ecco, già si è disinteressata. E niente, vuole le sue coccole. Guardate come si avvicina alla videocamera. Ma che fa? Ragazzi, mi passa davanti. Ok, credo proprio che io mi dovrei allontanare, perché non la devo calcolare. Che cosa cattiva! Usciamo a fare colazione, guardate che panorama! Non è una meraviglia mangiare qui? Quando ho scelto questa casetta, l'ho scelta proprio per questo panorama che mi fa impazzire. Come vedete ho messo questo tavolino e oggi la mia colazione sarà a base di frutta, albicocche, nespole, ciliegie e latte di mandorla, che a me piace tantissimo. Guardate dove sono i miei cuccioli, perché sanno già che io mi siederò qui. Dovete sapere che di mattina a un certo punto io mi seggo per 5 minuti sul divano e sto messa qui senza fare niente, tipo così. E in questi 5 minuti io penso: dove sono? Perché ci sono? Cosa devo fare in questo mondo? Ce li avete anche voi questi momenti di spaesamento? Ragazzi, guardate, Fufi cerca di prendermi i piedi. Ma che ti ho fatto? Aia! Aia, non ti posso calcolare, vai via! Adesso stai provando quello che fai provare a me tutte le volte quando non mi dai le coccole. Bello essere ignorati, eh? Che faccino dolce che fa! Aia! Fra un po' questo qui mi cavava un occhio, è pazzo! Qui abbiamo Giulia e Alessia, dite ciao! Bene, questo è il nostro modo di fare ginnastica la mattina. Ci vediamo dopo! Ho finito di fare il mio allenamento super futuristico in videochiamata e adesso dovrei sbrigarmi perché devo andare a comprare del materiale per le creazioni, il che significa che starò qualche oretta lontana dai miei amici a quattro zampe e quindi fuori da ogni tentazione. Ragazzi, sono rientrata a casa e guardate un po' come sono messi i miei gatti, di spalle, il che significa che sono davvero offesi. Audrey mi sente parlare e scappa via, ce l'ha proprio a morte con me. Ma secondo voi cosa starà pensando Fufi in questo momento? Beh, io me lo chiedo spessissimo. Vabbè, comunque sono messa qui in attesa che finisca questa challenge orribile. Anche perché io vivo da sola, quindi se non parlo con i miei gatti non parlo con nessuno. Lo so, è abbastanza da fuori di testa parlare con gli animali, però devo dire la verità, io lo faccio spessissimo. E infatti penso di avere fallito in questa challenge più o meno 20 volte, perché io con i gatti ci parlo in automatico, neanche me ne rendo più conto. Fufi si è infilato dentro una scatola. Beh, lui ne ha fatto la sua nuova casetta. Nonostante abbiano una cuccia nuova di zecca. Ma perché sono così i gatti? Audrey, che sta facendo? Mi sta distruggendo le luci. Ok, Sonia, non puoi dire nulla. Ignora. Audrey continua sempre a stare di spalle. Cioè, non mi rivolge proprio la parola. Comunque, guardate che carino questo nuovo tappetino. Questa cuccetta con i gatti. Non è bellissima? E non le ho neanche potuto chiedere se le piaceva. Non che mi avrebbe risposto, attenzione. Però credo che l'avrei capito in qualche modo. Si è fatto veramente tardi. E Audrey è qui che chiede ancora di essere spupazzata. Però non posso, Audrey, non posso. È inutile che stai qui vicino a me, non lo posso fare. Ecco qui le due tentazioni. Sto guardando la TV e questa è la situazione. Audrey è lì spaparanzata e Fufi, guardate un po', è qui che sta masticando la mia coperta. Come faccio a non accarezzarlo? Se è così carino! Guardate, sta impastando! Sapete perché fanno questo gesto? È perché ricordano l'allattamento della mamma. Ma quanto è carino! No, 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 non devo farlo. Ignora! Ignora! Si è praticamente fatta sera e infatti ho messo il mio pigiamone. Ma direi di andare a vedere come se la passano i miei gatti, anche se devo rigorosamente ignorarli. E allora da qui scorgo Audrey. Mi sta guardando? E mi guarda anche molto male, ragazzi. Non c'è abituata a stare tutta la giornata senza di me, poverina. E lì sopra a scioperare c'è sempre Fufi. Si è barricato lì sopra e non vuole scendere più. Non ti sto parlando con gli orsetti, hai capito? Eccolo qui, guardatelo. È appena sceso ovviamente perché io mi sto mettendo a cucinare e lui mi deve stare intorno per farmi perdere la sfida. Ma io non cederò. Adesso cucino qui qualcosa per la mia cena e non lo guarderò.
guarderò nemmeno. Certo, è un po' difficile se mi vuole distruggere la videocamera. Vai via. Ragazzi, non ce la posso fare. Fa di tutto per attirare la mia attenzione. Ditemi come lo posso ignorare. Guardate cosa sta facendo. Si sta bevendo l'acqua dal lavandino sulla mia tazza. No, ragazzi, mi sa che sono costretta a interrompere la challenge. Non si fa, Monello, non si fa. Scendi di qui. Ma ti pare il modo? Sei proprio maleducato. Ma che figura mi fai fare con gli orsetti? Ai, pure mi graffi. A questo punto mi sembra evidente che ho perso miseramente la sfida. Mancavano soltanto 2 ore per raggiungere le 24 ore. E vabbè, ma la verità è questa. Io non ce la faccio proprio a stare senza i miei gatti. Cucciola mia. Amore mio, ti sono mancata. Ti sono mancata. Se n'è andata. Mi sa che mi terrà il broncio per un bel po'. Darei anche un grande bacio a Fufi, se non fosse che lui potrebbe staccarmi un occhio, quindi meglio evitare. Per oggi vi saluto e vi auguro una dolce notte. Ciao!